Oggi vogliamo discutere un libro sulla storia di Weimar, scritta da Gustavo Corni, che non lo so, è più che conosciuto qui a Trento. Io sono adesso a Francoforte, ma di solito per questi eventi sono a Trento. Gustavo, che è naturalmente anche ben conosciuto in Italia, ma soprattutto anche in Germania, come uno dei massimi esperti della storia tedesca. Gustavo non era solamente ordinario all'Università di Trento, lui è venuto spesso in Germania come fellow, come visiting professor e ultimamente anche come membro di una commissione di storici che ha indagato la politica del Ministero per l'agricoltura nel XX secolo. Fra le sue posizioni cito solamente pochi: il fellowship all'Institut für Europäische Geschichte a Magonza, alla Humboldt Stiftung a Berlino, all'Oxford Center for Hebrew and Jewish Studies a Berlino, all'Oxford Center for Hebrew and Jewish Studies, il soggiorno come visiting professor a Vienna e anche in qualità di membro del Internationales Graduiertenkolleg, che è molto caro per noi a Frankfurt, il Graduiertenkolleg che si chiamava Politische Kommunikation. E last but not least, a fellowship al Freiburg Institute of Advanced Studies. E vi assicuro che questa lista naturalmente non è completa. In considerazione del fatto che Gustavo è ben conosciuto a Trento, a me non sembra veramente necessario ricordare tutte le sue pubblicazioni principali, tuttavia vorrei citare almeno qualche titolo che ci porterà alla discussione della sua ultima pubblicazione. Fra le sue monografie troviamo i seguenti titoli, e vi cito solamente pochi. Stato assoluto e società agraria in Prussia nell'età di Federico II, la politica agraria del nazionalsocialismo, fascismo, fascismi, movimenti, partiti e regime a confronto, una biografia di Hitler, uscito in 2007, il sogno del grande spazio, le politiche dell'occupazione nell'Europa nazista, 2005, e una lunga storia della Germania da Bismarck a Merkel e forse continuerà anche nella prossima versione della Germania senza la Merkel. Io sarei molto interessato di leggere anche questo libro. Tra i libri curati, solamente due titoli, Storia e Memoria, la Seconda Guerra Mondiale nella costruzione della memoria europea, e ha curato anche insieme con Christoph Dipper un volume importantissimo, secondo me, Italiani in Germania, spostamenti, rapporti, immagini, influenze, che è uscito in tedesco e anche in italiano. Di nuovo potremmo allungare questa lista facilmente, ma fermiamoci a questo punto. Allora, prima di entrare adesso nella discussione del suo nuovo libro sulla storia di Weimar, vorrei sottolineare che la nuova pubblicazione di Gustavo può essere considerata come parte di un rinnovato interesse per la storia della Repubblica, in un quadro molto più ampio. Oggi, sotto l'impressione delle debolezze dei sistemi democratici, guardiamo ovunque con grande attenzione, forse anche con una certa apprensione, a case study storici come quello di Weimar, perché spesso questa fase è considerata come un esperimento politico fallito. Ma già da lungo tempo noi sappiamo, noi storici almeno, che una prospettiva di questo tipo, il modello del fallimento politico, è definitivamente troppo limitata. Non si può negare il fallimento della Repubblica di Weimar, sicuramente. Ma le ragioni e i contesti di questo processo storico sono ancora al centro di forti scontri intellettuali e mi sembra che si stiano intensificando negli ultimi anni. E questo può forse spiegare anche la pubblicazione di questo nuovo libro sulla storia di Weimar. In considerazione di questa tendenza non può sorprendere che ultimamente siano state pubblicate numerose nuove opere sulla storia di Weimar. Ho fatto veramente una breve selezione dei titoli comparsi in quest'anno, solamente in quest'anno,
E cito arbitrariamente solo pochi titoli, e li potete vedere qui sulle slides, per darvi i titoli anche le immagini dei cover di questi libri. Abbiamo, per esempio, il primo libro sulla sinistra di Rainer Schmidt, Der Untergang einer Republik Weimar und der Aufstieg des Nationalsozialismus. Questo è un libro abbastanza tradizionale sulla storia politica di quest'epoca. Abbiamo al centro un libro sulla storia della Costituzione, Weimar International, Context und Rezeption der Verfassung, pubblicato e curato da Kleinlein e Ola. E sulla destra anche la storia anglosassona, che è sempre stato molto interessato alla storia di Weimar e con un esperto come Larry Eugene Jones, ha pubblicato in quest'anno un nuovo libro sulla The German Right, Political Parties, Organized Interests and Patriotic Associations in the Struggle Against Weimar Democracy. E possiamo continuare, come vedete nella prossima slide. Abbiamo un libro che mi sembra molto interessante, pubblicato da Andreas Braune e Michael Dreyer, Weimar und die Neuordnung der Welt, allora il contesto internazionale, soprattutto il diritto internazionale è al centro di questo libro, è pubblicato in quest'anno. L'altro libro, allora il primo curatore non conosco, ma soprattutto curato da Dirk van Laak, Weimar und die Welt, globale verflechtungen, der ersten Deutschen Republik, è un altro approccio per inserire la storia di Weimar in un contesto molto più largo nella storia globale, per dirlo così. E lo sottolineo, solamente una scelta, con il libro di Peter Fischer, Weimar Controversies, Explorations in Popular Culture, with Siegfried Karkauer, una delle diverse pubblicazioni che si concentrano soprattutto o si indagano la cultura della Repubblica, che è stato spesso al centro di un interesse molto, molto forte. E questo è solamente un annuncio, non è ancora stato pubblicato, ma il libro di Hanno Hochmuth, di Martin Sabro e Tilman Siebeneicher, über Weimars Wirkungen, das Nachleben der ersten Deutschen Republik, che andrà inoltre la fase del 45 e chiede anche quale era l'effetto della Repubblica di Weimar, la lunga durata di questa Repubblica nella storia tedesca. Ma mi permetto di aggiungere anche che sono stati pubblicati diversi libri sulla storia di Weimar dai miei colleghi tedeschi. E anche questa è solamente una scelta. Io vorrei citare solamente tre esempi. Il libro di Heinrich August Winkler, che è veramente uno dei libri fondamentali, mi sembra, su questa epoca. Un altro di Andreas Wirsching, che è una piccola collana concentrata su problemi centrali della storia politica di Weimar. E per ultimo, non in senso temporale, ma dal punto di vista del metodo, il libro di Detlef Peukert. Questo è il prossimo slide. E qui potete vedere, questo è un libro che è stato pubblicato anche in italiano, ma francese, inglese e in diverse altre lingue. E questo è veramente un libro fondamentale. Fra i titoli citati, ho letto il libro di Peukert per la prima volta direttamente nella sua prima edizione in tedesco nell'anno 87. Per me personalmente è diventato un libro centrale e ho visto nel libro di Gustavo che lo stesso vale più o meno anche per lui. Peukert, con l'enfasi sulla crisi e gli aspetti della modernità, non della modernizzazione, ma della modernità, dopo la prima guerra mondiale, ha identificato un punto di riferimento che è diventato un'ispirazione per tanti storici di questa epoca. Io direi, dopo il libro di Peukert, la storiografia su Weimar è diventata un'altra, ma forse vale la stessa per un libro molto più vecchio, il libro di Karl Dietrich Bracha dell'anno 55 sul fallimento della Repubblica.
Bene, a questo punto mi sembra opportuno lasciare la parola a Gustavo per spiegare l'approccio del suo libro e anche per dire se la mia impressione è giustificata che dopo Peukert la storiografia di Weimar si è cambiato. Gustavo, la parola a te. Christopher, ti ringrazio della presentazione molto gentile, ringrazio anche tutti i partecipanti che non vedo, vedo qualche iconcina di quando in quando, vedo che siete molti e mi fa molto piacere, anche vecchi amici, vecchi colleghi, e mi fa piacere di salutarli tutti. Questo libro nasce da una duplice occasione, è così talvolta. La prima occasione è rappresentata dal fatto che tra il 2016 e il 2019-20 ho lavorato molto intensamente, molto più intensamente che nel passato, sulla Repubblica di Weimar all'interno della commissione storica istituita presso il Ministero dell'Agricoltura di Berlino per scrivere la storia del Ministero dell'Agricoltura nei suoi 100 anni. E in particolare io ho lavorato con la collaborazione, lo ricordo e lo ringrazio, di Francesco Frizzera, attuale direttore del Museo Storico della Guerra di Rovereto, proprio al periodo tra la Prima Guerra Mondiale e la fine della Repubblica di Weimar, su quello specifico aspetto che riguardava la politica agraria e le istituzioni agricole. Quindi questa è sicuramente un'occasione che mi ha riportato a leggere cose su Weimar che non avevo letto, che avevo letto molti, molti anni prima, e a leggere cose nuove. Mi sono accorto che tantissime cose le conoscevo troppo poco e quindi ho fatto un grosso, diciamo, sforzo di lettura di una letteratura che, come ha ricordato adesso Christoph, è cresciuta esponenzialmente. E sta crescendo in questi ultimi tempi. Tutti i libri che Christoph cita del 2020, io ovviamente non li ho potuti né leggere né utilizzare per il mio volume, ma vedo che, come dire, si muovono proprio su amplissimi aspetti e molteplici aspetti, e questo attesta l'importanza di Weimar. Il secondo motivo è un motivo anche questo abbastanza, se vogliamo, funzionale e da un certo punto di vista, mi sono reso conto. Allora, quando nel 18 ho iniziato a pensare al libro, mi sono reso conto che erano praticamente 20 anni che non usciva in italiano più un libro sulla Repubblica di Weimar, con l'eccezione notevole del libro dello storico del collega americano Eric Weitz, che è un libro molto a tesi, molto anglosassone, molto su cultural studies. Ecco, a parte questo che era uscito nel 2009 da Einaudi, effettivamente l'ultima opera importante su Weimar era stata quella di Winkler, la cui copertina, che è del 98, l'edizione italiana, la cui copertina Christoph è stata mostrata prima. Allora, ho pensato che fosse opportuno cercare di fare il punto della situazione, anche perché in quel momento ero molto a lungo, molto spesso in Germania a lavorare e vedevo come veniva affrontato il tema di Weimar, soprattutto nella comunicazione pubblica, in quella che oggi si usa tanto chiamare public history. E in particolare ricordo la grande mostra all'Historisches Museum di Berlino, che in realtà, come dire, più che Weimar, metteva in luce il tema della democrazia. E quindi dava l'accento su uno dei due, o meglio, dei tre aspetti che a mio parere, delle tre prospettive, che a mio parere sono state le più importanti, le più fertili, le più ricche di tradizione. A livello internazionale nell'interpretare Weimar. Tre prospettive. La prima prospettiva che si è un po' persa per strada, anche perché la storiografia di sinistra, in particolare quella marxista, oggi ovviamente da molto tempo è in crisi, se non vogliamo dire che è praticamente quasi scomparsa, ma la prima prospettiva era quella della rivoluzione. Era una prospettiva molto importante, molto forte, e negli anni 60, 70, 80, ed è una prospettiva che è stata anche
come dire, dalla rivoluzione del 18, naturalmente, che è stata anche ripresa, pur sotto una chiave interpretativa molto diversa, in una breve stagione, ma intensa stagione italiana di interesse per Weimar, un interesse tutto italiano per Weimar, che si potrebbe esemplificare nel bellissimo libro di fine anni 70 di Gianenrico Rusconi sulla, su Weimar come problema per la sinistra, il problema del governo di una società democratica e capitalistica avanzata per la sinistra tedesca, che Rusconi, ma molti altri, faccio il nome di Cacciari, Tronti, molti altri, in questi a cavallo tra anni 70 e anni 80, affrontavano il problema di come la sinistra di allora, anni 70-80, dovesse, potesse, volesse governare l'Italia, la democrazia italiana, o meno, e rispetto con riflessione che andava indietro a Weimar. La seconda prospettiva, che è stata sempre molto presente e che è molto presente anche nelle, in alcune delle, delle pubblicazioni che ha ricordato adesso Christoph, e che è immediatamente legata a quanto dicevo prima su Rusconi e C, è quella dell'interpretazione di Weimar in chiave di presente, che io chiamo presentismo, cioè prendere Weimar per parlare o per avere in mente o per fissare da un punto di vista analitico i problemi del presente. Questo è stato fatto a tratti negli anni 70-80, secondo me in modo molto interessante, proprio dalla sinistra italiana. Tutti questi autori, da Rusconi a Tronti a Cacciari, si richiamavano allora al Partito Comunista o all'area marxista comunista che in Italia, come alcuni di noi ricordano, era allora molto forte da un punto di vista culturale e da un punto di vista storiografico. Ma certamente la prospettiva più importante che ha segnato gli studi su Weimar a livello internazionale, ma soprattutto in Germania, è stata la prospettiva che io richiamo nella prima citazione che faccio nell'introduzione, da Peukert, virgolette, Weimar non si risolve nel suo inizio e nella sua fine, chiuse virgolette. Quindi Weimar studiata in quanto prodromo, in quanto premessa alla ricerca delle cause, delle radici che tra il 30 e il 33 portano al travolgente successo elettorale del Partito Nazionalsocialista e che fra 33 e 34 consentono a Hitler e ai suoi di costruire una dittatura, lo sottolineo, usando gli strumenti, imparzialmente, in modo naturalmente molto deformato, gli strumenti che la Repubblica Democratica metteva a loro disposizione. A me è parso che tutte queste prospettive fossero in qualche modo un po' limitate, un po' troppo miopi, e invece mi è parso che la prospettiva che allora, 1987, Detlef Peukert, ricordato giustamente da Christoph, proponeva, fosse e sia la prospettiva più importante, cioè quella di cercare di capire Weimar nella sua peculiarità, nella sua specificità, nella sua vicenda, che è una vicenda relativamente breve, sono 14 anni e mezzo, che però è, o se vogliamo 15 anni e mezzo, se prendiamo, come dire, come punto finale della Repubblica la morte di Hindenburg il 1 agosto del 1934 e la legge che l'accompagna, che istituisce la figura di Führer und Reichskanzler, sostanzialmente chiudendo in modo definitivo la vicenda di Weimar. È una storia breve ed è una storia che è segnata da molteplici momenti drammatici, molto, come dire, una curva, se la dovessimo potessimo da raccontare con una curva. Oggi purtroppo tutti i giorni siamo ossessionati dalle curve sui contagi, eccetera. Ecco, se prendessimo una curva e cercassimo di mettere gli heights e i lows, gli alti e i bassi di questa fase repubblicana, avremmo una curva spettacolarmente frastagliata, con delle fasi terribilmente critiche
che culminano nella iperinflazione nell'autunno del 1923, con fasi poi di notevole, rapido e apparentemente importante ripresa economica, sociale, culturale, politica, e poi con la fase tra il 30 e il 33, diciamo tra l'autunno del 29, quando la crisi economica americana inizia a colpire in Germania, e il gennaio del 33, quando Hitler viene nominato cancelliere. Quindi una fase di picchi e di declini, di voragini nella crescita, nello sviluppo, nel consolidamento di questa Repubblica, che è veramente impressionante nel brevissimo spazio di tempo. Io faccio sempre il confronto con l'Italia, perché a mio parere è un confronto molto significativo. Il Regno d'Italia, il sistema liberale dell'Italia vincitrice della Prima Guerra Mondiale, certo uscita malconcia, certo uscita lacerata, più ancora che nella primavera del 15 dalla guerra mondiale, il sistema liberale regge in Italia per 3 anni. E poi arriva Mussolini, la marcia su Roma, Mussolini primo ministro, e la costruzione graduale e lenta di una dittatura. La Repubblica di Weimar, sconfitta, punita dai vincitori in un modo severissimo, e gli storici economici ormai sostengono, credo in maniera unanime, assolutamente assurdo e controproducente per la stessa economia internazionale, per le stesse economie dei paesi vincitori, come aveva diciamo così profetizzato analiticamente Keynes a caldo nel 1919 nel suo libretto Le conseguenze economiche della pace, che affronta l'iperinflazione, che è un fenomeno economico, ma è molto di più che un fenomeno economico, è un fenomeno sociale, culturale, è un fenomeno di dimensioni spaventose, che provoca un crollo delle regole di funzionamento di un sistema collettivo, le colpisce alla radice, accentuando, esasperando le iniquità, e poi che affronta una fase di crescita e la susseguente fase di crisi legata alle ripercussioni terribili della crisi economica partita dagli Stati Uniti. Quindi in Italia un crollo rapidissimo del sistema liberale, in Germania un sistema democratico che nasce praticamente dal nulla, perché non c'era allora nessuna tradizione repubblicano democratica vera, profonda nella storia tedesca, se non andiamo indietro alle repubbliche renane costituite, come dire, sulla scia della rivoluzione francese sul finire del Settecento, o al limite prendiamo il 48, ma anche lì il 48 era nel 48 di repubblicano c'era 1848 c'era veramente molto poco. Un sistema che nasce compresso sotto la spada di Damocle della punizione che i vincitori vogliono imporre a tutti i costi, e che pur riesce in qualche modo a tirare avanti con molta difficoltà, con molte incertezze, che riesce a reggere a colpi durissimi, prima appunto a quello delle riparazioni per inflazione, e accompagnato da moltissimi altri aspetti, e poi sembra anche reggere alla crisi economica del 29, come dichiarò, certo in modo autoassolutorio, il cancelliere Brüning, che è uno dei protagonisti in chiave negativa della fase finale della Repubblica. Lui disse: mi hanno fermato che ero a 100 metri dal traguardo, ma anche qui la storia economica credo abbia dimostrato che la luce del tunnel della crisi economica si stesse iniziando chiaramente a vedere fra 32 e 33. E allora perché? Quali sono le cause? Certamente ci sono delle cause strutturali, certamente ci sono dei fattori strutturali che non possono essere dimenticati, ne ho fatto brevemente cenno nei minuti precedenti, ma ci sono anche degli elementi che a mio parere non sono da meno, non sono meno importanti nel cercare di capire la vicenda storica di Weimar. Toglierei il termine cause, la vicenda storica di Weimar. E qui mi è parso importante richiamare
Così in chiave anche metodologica, che è una cosa che ho sempre fatto quando insegnavo e che ho cercato anche di fare nei libri che ho scritto, quanto sia complessa e quanto sia ambigua l'evoluzione storica. Non è rettilinea, non è lineare, non è teleologica. Ci sono dei fattori, per esempio i fattori di tipo personale. Gli uomini migliori della Repubblica, alcuni degli uomini migliori della Repubblica, escono di scena subito. Erzberger, Rathenau, escono di scena subito. Un altro dei capisaldi è Ebert, lo stesso Ebert esce di scena molto rapidamente alla fine del 24, e c'è un'altra figura cruciale nella vicenda della Repubblica di Weimar, che è quella di Gustav Stresemann. Beh, Gustav Stresemann è quel ministro degli esteri, è tante cose, è quel ministro degli esteri che tra il 24 e il 29 tira avanti la carretta della politica estera del Reich, avvia un dialogo e un riconoscimento reciproco con la Francia, avvia quella che io interpreto come quasi un superamento di Versailles, almeno un potenziale superamento di Versailles con il patto di Locarno. Stresemann muore nell'ottobre del 1929, colpito probabilmente, esaurito da un impegno personale durissimo, e aveva appena 58 anni. Ma un'altra figura molto importante, e qui devo dire che il librone di Wolfram Püta dei primi anni 2000, la grande biografia di Hindenburg, mi è stata illuminante, è quella di Hindenburg. Püta, nel suo studio, credo davvero esaustivo, cruciale, dimostra come il presidente Hindenburg sia stato tutt'altro che, soprattutto nella fase finale, quella cruciale 32-33 della Repubblica, sia stato tutt'altro che una marionetta o un assenteista che così più o meno senilmente si faceva influenzare da questo e da quello, dall'ultimo che gli parlava, ora era Brüning, ora era Papen, ora era Schleicher e poi di nuovo Papen, ma ha mostrato Püta nella sua biografia quanto importante sia la visione politica di Hindenburg. Allora le figure, allora gli eventi, e ovviamente non parlo di Hitler, lo do per scontato, ma è ovviamente uno scontato relativo, cioè anche qui abbiamo gli eventi, abbiamo le figure, abbiamo gli individui, abbiamo i personaggi, abbiamo gli accidenti della storia. E io ho cercato in modo sicuramente sintetico, il testo è di 250 pagine, poco più, e poi c'è anche un apparato di note abbastanza contenuto, ovviamente, però di una trentina di pagine, ho cercato, insomma, nei limiti di una dimensione ragionevole, sia per la scrittura mia che per la lettura di un lettore potenziale interessato, di offrire la complessità e la varietà e di mettere in luce chiaroscuri, cercando di lasciare in secondo piano, non dico gli elementi strutturali, che mi sembra invece di aver valorizzato adeguatamente, ma di aver lasciato in qualche modo in secondo piano quel sottofondo teleologico che appunto rimanda al 18-19, all'occasione fallita della rivoluzione, che non c'è mai stata, che nessuno ha mai veramente voluto, che non aveva nessuna minima possibilità di successo, a mio modestissimo parere, ma soprattutto di questa prospettiva teleologica sul finire. La Repubblica sfocia inevitabilmente, e non poteva che essere così, nella dittatura di Hitler. Tutto questo, a mio parere, deve essere invece contestualizzato più approfonditamente, deve essere collocato in un contesto più articolato, ed è quello che ho tentato di fare in questo volume. Ho parlato circa una ventina di minuti e mi fermerei ringraziandovi della vostra attenzione. Grazie Gustavo per le spiegazioni di qualche motivo per scrivere questo libro, anche per i motivi alla base del tuo ragionamento. Un problema fondamentale rimane,
il presentismo di cui hai parlato, il presentismo nella storiografia di Weimar, fa parte necessariamente di tutti i libri che indagano questa fase centrale della storia tedesca. E per questo io sono tornato ad un libro che mi ha sempre affascinato. Io l'ho letto per la prima volta come studente ancora a Düsseldorf, perché era poco prima del mio esame dello Stato, Staatsexamen, e io ho scelto la Repubblica di Weimar come tema. E era l'epoca quando è uscito per la prima volta il libro di Eberhard Kolb, è un Oldenburg Rundriss, che è una serie di libri importantissimi per gli studenti in Germania, è rimasto così. E questo libro di Kolb aveva, che fa parte di questa serie, un Forschungsbericht, un Literaturbericht, nella quale ha spiegato il cambiamento delle posizioni della storiografia. E questo libro adesso è uscito ultimamente nella 8ª edizione, insieme con Dirk Schumann di Gottinga, e cito la prima frase dell'allora Forschungsbericht. Cito: pochi periodi della storia tedesca pongono gli storici di fronte a problemi di interpretazione e di valutazione come la Repubblica di Weimar. È la prima frase di Dirk Schumann e Eva Kolb in questa relazione di ricerca. E loro continuano di dire: tutte le interpretazioni stanno all'ombra di ciò che segui. E questo è il problema di cui ha anche parlato Gustavo, e ne parla anche nel suo libro. Il presentismo di cui noi tutti quelli che si occupano della storia di Weimar si vogliono liberare, ma lo trovano come un... E lo dobbiamo confrontare come un problema quasi eternale. Questo è che continueranno a dire Schumann e Kolb, oggi si noterebbe un chiaro allontanamento da spiegazioni monocausali. Questo è naturalmente anche importante e fa parte anche degli argomenti del tuo libro, questo allontanamento, che di solito è ritornato solamente al fatto del fallimento della Weimar Republic, e l'ha spiegato o con il diritto del voto sbagliato, il carattere tedesco forse, il trattato di Versailles e altri eventi emotivi. Nel tuo libro invece di lasciarti influenzare da una storia della Weimar Repubblica solamente della fine e della successiva dittatura nazionalsocialista, Gustavo pone l'accento sull'ambiguità, come scrivi tu, sulle contraddizioni e sulle azioni di persone con un loro profilo poliedrico. Il libro, e continuo un pochino per spiegare come è scritto e che cosa si può leggere semplicemente, e vorrei concentrarmi su 10 piccoli argomenti solamente, e poi possiamo aprire la discussione al pubblico. Allora, il libro ha una struttura essenzialmente cronologica, lungo le azioni politiche principali, a cui si aggiungono due capitoli sistematici, da un lato la storia degli ebrei e dall'altro la storia delle donne, che mi hanno piaciuto molto. Non è qui naturalmente il luogo per poter considerare tutte le riflessioni e le tesi dell'autore, tuttavia vorrei almeno indicare alcune idee fondamentali, e io ho detto più o meno sono 10 secondo me, dobbiamo limitarci come sempre. Incominciamo con la discussione della fine della guerra. Gustavo lo spiega così: nell'ultimo anno della guerra in Germania la pace sociale aveva iniziato a incrinarsi. La gente scesa in strada chiedeva la pace, quando allo stesso tempo il morale delle truppe, non meno che quello del fronte interno, segnò un brusco peggioramento. Questo si può leggere nel tuo libro, ti ricordi? Cioè, sicuramente. Io cito questo perché in un libro sulla fine della guerra, il collega Holger Afflerbach, che conosciamo tutti noi, ultimamente, in un libro intitolato Auf Messers Schneide, è uscito con il Beck Verlag 2 anni fa, ha disegnato un altro quadro, molto più aperto, che quasi
la Germania ha potuto vincere la guerra anche in questa ultima fase. E mi sembra che questa è una spiegazione abbastanza problematica, considerando gli argomenti che ho già citato, anche gli argomenti di Gustavo, il peggioramento della situazione al fronte militare, ma anche al cosiddetto home front. E è chiaro, la Germania aveva perso la guerra e si sapeva, non solamente i dirigenti militari. Passiamo alla rivoluzione di novembre, il secondo argomento, e la discussione sui consigli, i Rätebewegung. La domanda centrale è rimasta fino ad oggi se era un'occasione perduta. E questa discussione è anche presentata da Gustavo. Già a fine degli anni 60 l'interesse della storiografia tedesca, ma anche internazionale, si sarebbe spostato dalla fine all'inizio della Repubblica di Weimar e quindi sulla questione della pressione strutturale. Lo storico di Kiel, Karl Dietrich Erdmann, ha talvolta formulato in modo più estremo l'interpretazione sulla tesi di una scelta senza alternativa, no? Noi conosciamo questa frase anche adesso, Politik ohne Alternativen, la Merkel è ben conosciuta per questo, alternativlos, no? È una parola che è diventata abbastanza famosa. Ma a parte di questo, Erdmann, il famoso collega dell'Università di Kiel, ha formulato in modo più estremo questa interpretazione sulla tesi di una scelta senza alternativa tra la democrazia parlamentare e la democrazia dei consigli, il Räterepublik. In seguito, nel corso degli anni 60, ci si è ricordati dalla tesi di Arthur Rosenberg, che aveva già pubblicato un libro sulla storia nell'esilio del 35, che vi riconosceva una possibilità per i lavoratori democratici sociali per un nuovo ordine dopo la Prima Guerra Mondiale. Gustavo nel suo libro parla di una certa ambiguità nei rapporti fra i consigli e i partiti di sinistra. A ciò vorrei aggiungere la ricerca storica sulla rivoluzione sottolinea nel frattempo che la maggior parte dei lavoratori erano dominati dai socialdemocratici e indipendisti moderati, anche elementi borghesi hanno svolto un ruolo importante in questi consigli. Il Rätebewegung, i consigli, non erano, a differenza della tesi di Erdmann, precursori di una rivoluzione bolscevica, ma si consideravano portavoce locali della coalizione governativi. Quindi rimane dominante la tesi di Heinrich August Winkler, che è già stato citato da noi due, la collaborazione, e anche questa è la sua impressione fondamentale e la sua interpretazione degli eventi in questo contesto, la collaborazione della socialdemocrazia con le alte elite è andata oltre al necessario. Questo mi sembra l'impressione fondamentale che dobbiamo considerare quando leggiamo quello che dici anche tu su questa fase. Passiamo al terzo punto, la tregua e il trattato di Versailles. Nel tuo libro sottolinei la durezza delle condizioni di armistizio e usi diversi volte l'espressione di un diktat così pesante. Allora, mi sembra sempre un pochino problematico di citare quel diktat senza i famosi Anführungszeichen, ma ok, lasciamo questa parte, questa è una piccola cosa, ma il diktat era al centro di una discussione pubblica, quello chiaro, al centro anche di una politica di propaganda iniziata dal governo tedesco, che diede vita ad un'intensa campagna a mobilitare l'opinione pubblica contro una pace considerata ingiusta. Gustavo scrive giustamente a tal proposito, leggere la conferenza di pace a Parigi, a Versailles, esclusivamente sotto l'ottica della punizione inflitta alla Germania significa misconoscere la complessità. Questo mi sembra molto giustificato. Aggiungerei forse oggi domina in generale un'immagine molto più moderata del trattato, forse non da tutti, perché adesso in Germania si sente un pochino un ritorno alla vecchia discussione da parte di una nuova generazione dei storici più della destra, per dirlo apertamente,
ma questo è un movimento abbastanza limitato per il momento, ma aggiungerei, per il momento domina in generale un'immagine più moderata del Trattato di Versailles. Non era un pace cartaginese, ma posizionò, quello si può leggere non solamente da Feldman, ma da come anche tanti altri, la Deutsches Reich in una situazione di politica estera addirittura molto più favorevole che negli anni prima del 1914. Passiamo ad un altro punto. Gustavo tratta anche il processo dell'elaborazione della Costituzione. Accenna a tal proposito all'opposizione degli elementi presidenziali e autoritari da un lato e ai componenti democratico-parlamentari e motivi di democrazia diretta dall'altro. La ricerca sulla Costituzione ha ultimamente messo in evidenza che il testo della Costituzione metteva sicuramente una buona base per una politica repubblicana. Per capire i problemi politici fondamentali, perciò, non basta mettere in evidenza le carenze della Costituzione, ma occorre dare uno sguardo molto concreto alla cultura politica, cioè alla storia dei partiti politici e forse ancora di più alla storia del milieu politici. Questo è diventato anche un concetto centrale per la storia politica della Repubblica di Weimar. Gustavo analizza questo tema, ma forse sarebbe stato opportuno approfondirlo ancora di più. Mi sembra un pochino che questo, naturalmente è un piccolo libro, un libro breve, e giustamente non si può dire parlare di tutto in dettaglio, ma mi sembra che questo punto è rimasto un pochino aperto, quel problema dei milieu politici. La dissoluzione del sistema partitico, e questo è importante, era iniziato già anni prima della crisi economica mondiale. È interessante a questo proposito che l'immagine della cultura politica si rischiasse un poco in generale negli ultimi anni. Io parlo in questo contesto del libro di Thomas Merger sulla parlamentarische Kultur, che ha descritto il meccanismo di funzionamento del parlamentarismo e l'influenza delle forze repubblicane sotto una luce molto più chiara di come sia stato fatto finora. Allora, l'immagine è forse un pochino più ambigua in questo contesto. Un altro punto. Ciò che Gustavo scrive sulla cultura del periodo tra le due guerre, la nascita della cultura di massa, il modello della donna nuova e anche le esperienze storico-sociali dell'inflazione e della crisi strutturale economica, tutto questo si muove ad un livello, un alto livello, e offre una visione affidabile di importanti risultati della ricerca su Weimar. Si sarebbero forse potuto sottolineare di più, nel senso di Peukert, citato anche all'inizio del tuo libro, le ambivalenze della cultura di Weimar, in riferimento all'ideale della donna nuova e alla storia del ruolo dei generi, alla questione dell'americanizzazione della società tedesca, alla diffusione del nuovo culto del corpo o anche al cambiamento della mentalità. Tutto questo è dentro il libro, ma naturalmente di nuovo in un modo abbastanza breve, no? Può essere, forse necessariamente deve essere così. Sesto punto, Gustavo tratta inoltre molto chiaramente il passaggio dell'ascesa di Hitler da insignificante soldato della Prima Guerra Mondiale a Führer di un nuovo movimento politico di massa. In questo contesto evidenzia che Hitler, a differenza di Mussolini, ebbe a disposizione, mi sembra molto importante, ben 13 anni per costruire e consolidare il proprio ruolo di capo indiscusso e indiscutibile, fino al momento in cui arrivò alla guida del gruppo. Gustavo concorre con la vecchia interpretazione del politologo, ma che è rimasto importante e centrale, Sigmund Neumann, che Hitler e Strasser furono in grado in breve tempo di costruire un partito di integrazione assoluta. Un partito di integrazione assoluta. Questo naturalmente è rimasto al centro di una discussione storiografica abbastanza importante. Qual è la parola, il concetto giusta per descrivere la
la NSDAP come partito nuovo. È diventato una Volkspartei, un partito popolare, sulla base di questa integrazione assoluta o piuttosto una integrazione negativa, come Hans Mommsen ha presentato il suo argomento tanti anni fa. Questo è rimasto una questione aperta, come sembra a me. Prossimo punto, la storia economica e sociale. Molto validi mi sembrano i passaggi in cui Gustavo tratta la storia dell'economia e della società. È tutt'altro che un caso che l'agricoltura, e ho citato i suoi titoli che ha pubblicato all'inizio di questa sessione, assuma qui un ruolo particolarmente importante. Il settore primario era egemonizzato dalla piccola, come scrive, ma influente classe dei proprietari terrieri. Gustavo vide molto tracce di un capitalismo organizzato e anche del cooperativismo nel senso tedesco. Secondo lui ha avuto forse i suoi successi più significativi nella Germania della prima dopoguerra, in cui, ricollegandosi alle riflessioni di Heinrich August Winkler e di altri, anche se forse, come sembra a me, l'interpretazione più recente lo formulerebbe in modo più cauto. A me sembra che questo concetto del organisierter Kapitalismus, la parola di Hilferding, è molto meno presente nelle discussioni e forse anche fino ad un certo punto si può dire anche sbagliato per veramente spiegare le strutture dei rapporti fra l'economia nei diversi settori e la politica nella Repubblica di Weimar. È stato quasi una mora di parlare di questo fenomeno per un lungo tempo, ma la parola non è più usato per motivi che dobbiamo forse discutere un pochino. Un altro punto. Secondo me Gustavo riesce molto bene a includere nella sua interpretazione anche la ricerca molto differenziata su Stresemann, allora sulla politica estera della Repubblica di Weimar. Stresemann è stato soprattutto un fervente patriota, come scrive, che metteva il bene della sua patria al di sopra di qualsiasi altra valutazione. E cercò di mettere in pratica questa posizione in modo costruttivo nelle negoziazioni con politici francesi, mentre a partire dal 1930, allora dopo la scomparsa di Stresemann, il governo tedesco perseguiva ormai solo obiettivi negativi. E con questo ritorna ad un'altra grande discussione sulla politica estera, se c'era una continuità fra i governi sotto la guida di Stresemann e quelli che sono quelli dopo. Mi sembra che questo è un argomento molto chiaro che mette un'enfasi sulla differenza fra questi due periodi. Come ho già detto, ho apprezzato molto i due capitoli Essere ebrei a Weimar ed Essere donna a Weimar. In queste due parti Gustavo mostra la poliedricità delle esperienze di questi gruppi, della loro accesa sociale e culturale da un lato, della costante discriminazione e addirittura delle sconfitte dall'altro. Per gli ebrei in Germania ciò significa che la Repubblica di Weimar segnò una nuova tappa nell'integrazione all'interno della società tedesca, ma soprattutto che l'immigrazione di ebrei orientali contribuì a tenere viva l'immagine tradizionale dell'ebreo. In aggiunta, sorse una galassia di gruppo, grandi e anche piccoli, dell'antisemitismo che in parte avevano carattere di massa. E come ho detto, mi sembra che questi capitoli non sono solamente un'aggiunta, ma sono centrali per una comprensione non solamente della cultura, ma anche della cultura politica della Repubblica di Weimar, e mi hanno piaciuto molto. Concludendo, l'ultimo punto, torniamo al fallimento della Repubblica. Gustavo riassume giustamente queste discussioni. Il governo Hermann Müller, allora l'ultimo governo repubblicano, cade sulla questione dei sussidi di disoccupazione e la grande stampa liberale e borghese metteva l'accento proprio sulla colpa della SPD e la sua disunione interna.
Ma Gustavo sottolinea giustamente dietro c'era molto di più, lo cito, c'era molto di più. La debolezza interna del gabinetto Müller aveva evidenziato la rottura delle colonne portanti della Repubblica. Il patto, e fra di quelli, il patto sociale fra industriali e sindacati, l'accordo fra socialdemocratici, cattolici e democratici moderati. Con ciò segue l'interpretazione di Heinrich August Winkler, di nuovo, che a me sembra fondamentale come una punto di riferimento, no? Di continuo, gli artefici del cambio di potere stavano alla destra del campo governativo. Generalmente Gustavo spiega il successo del movimento nazionalsocialista in questi mesi con la capacità di mobilitazione e la dinamicità di un movimento ben organizzato e aggiunge: il movimento si presentò con un programma apparentemente compatto, vantava di essere l'attrice di una rigenerazione quasi cartacica, scusate, e l'idea di Hitler come un padre della patria. Un'immagine che Hitler potesse essere il salvatore della patria, si può leggere anche in questo libro. Come Kershaw, insieme con Kershaw, postula che il mito del Führer costitutiva un collante fondamentale della Germania nazionalsocialista. Questo mi sembra molto convincente, ma forse è importante aggiungere le riflessioni di Sven Reichert sulla prassiologia, che è stato al centro di una discussione abbastanza fervente negli ultimi anni, 10-15 anni, del nazionalsocialismo in questa fase. Il movimento, secondo questa interpretazione, diventa un dinamismo perché coinvolge le masse nelle pratiche di un movimento che sviluppa una violenza senza limite. Nella discussione sulla fine della Repubblica, Gustavo si posiziona anche con l'interpretazione classica di Karl Dietrich Bacher, significa che con il cancelliere Papen si entra in una nuova fase storica. Comunque, al contrario di Ian Kershaw, Gustavo non crede si possa dire che il 30 gennaio 1933 sia in senso stretto la conclusione della parabola della Repubblica. Aggiunge: occorrevano ancora alcuni passaggi verso la dittatura. In Germania possiamo considerare il periodo, come scrive, di transizione davvero concluso solo con la morte del presidente Hindenburg il 2 agosto del 1934. Con la loro politica di Gleichschaltung, il livellamento, i nazionalsocialisti assunsero in modo prevalentemente pacifico il controllo di tutte le forme associative presenti in Germania, in tutti i settori, dall'economia alla cultura alla ricreazione. L'ultima frase di Gustavo, cito, aveva inizio una nuova, breve e tragica fase della storia tedesca. L'ultima frase da parte mia. Il libro di Gustavo rappresenta una breve e scorrevole introduzione della storia della Repubblica di Weimar. Considera sia i dibattiti degli storici recenti e meno recenti e offre un eccellente orientamento attraverso la letteratura sull'argomento. È naturale che le discussioni continueranno, come abbiamo dimostrato stamattina. Sarebbe importante se si potessero considerare ancora di più anche le dimensioni transnazionali della storia di Weimar in una seconda edizione, come speriamo. Oggi predomina la nuova immagine di Weimar, mostra il volto di Giano di un'epoca in cui stile di vita urbani, elementi patriottici, conservativi, la cosiddetta Heimattümelei, convivevano uno accanto all'altro, ma anche contro l'altro. Allo stesso tempo fiorirono idee umanistiche e visioni socialiste di un futuro pacifico, ma anche razzismo popolare e antisemitismo. Proprio queste contraddizioni potrebbero avere come effetto che l'interesse alla storia di Weimar rimarrà anche nel futuro, almeno lo spero io. Poiché queste contraddizioni sono ancora parte delle nostre proprie esperienze nel presente e abbonati al presentismo di un altro tipo, e concludo qui, e grazie a questo bel libro, a Gustavo. E possiamo forse aprire adesso la discussione e tramite il chat o potete alzare la mano come volete per continuare la discussione. Of,
Ovviamente non faccio una contro... Intanto volevo ringraziarti, hai letto il libro con grande attenzione. Non faccio assolutamente una controrelazione, tutti i punti che tu hai sottolineato sono importanti e anche le osservazioni molto attente e che tu hai fatto sono condivisibili. Volevo, se mi permetti, solo un accenno a un aspetto secondo me molto importante nell'organizzazione del mio libro che vorrei sottolineare. È vero che io non ho dedicato l'attenzione che normalmente negli studi sulla storia della Repubblica di Weimar è dedicata al nazionalsocialismo e a Hitler. Questa è una scelta, cioè, mentre per esempio, non so, sulla Costituzione tu dici giustamente si poteva approfondire di più, si poteva arricchire di più, certo, ho dei limiti, come dire, anche di tipo tecnico, non sono un giurista, non sono un costituzionalista, quindi mi sono così soffermato sugli aspetti a mio parere più importanti, probabilmente tralasciando o mettendo in ombra altri, così come anche sugli aspetti della cultura. A lungo mi ero chiesto se valesse la pena di fare un capitolo a sé stante dedicato al tema della cultura di Weimar, e anche lì poi mi sono fermato, anche perché come dire, le dimensioni altrimenti rischiavano di scappare da tutte le parti, perché i temi sono, lo hai detto anche tu, molto complessi, molto articolati. La scelta sul nazionalsocialismo è una scelta voluta, diciamo, fortemente, magari sbagliando, perché appunto ritengo, ho ritenuto che mettere, come dire, in evidenza proprio l'abbastanza ridotto spazio che io dedico a Hitler e al nazionalsocialismo, per me significava far capire al lettore, e mi sembra anche dalle tue osservazioni puntuali che questo tu lo abbia capito, far capire al lettore che non è tutto lì, che la questione di Weimar non sta tutta in Hitler e nel nazionalsocialismo, e nemmeno sta tutta nei motivi per i quali il nazionalsocialismo ha successo tra il 30 e il 33, lui, Hitler e la NSDAP e non altri. Eugene Jones, che tu, in quel bellissimo libro che non conosco ancora, lo leggerò, non sapevo che fosse uscito, grande esperto di German Right, ci avrà sicuramente dimostrato in questo libro che c'erano ben altri movimenti molto più forti, molto più solidi, pensiamo allo Stahlhelm, oppure pensiamo a ferbende come il Reichslandbund, che avevano milioni di iscritti, eccetera. E quindi questo è un aspetto che vorrei sottolineare, perché mi sembra importante nella scelta che io ho fatto. Vorrei anche dire, non perché è fra le persone che assistono a questa nostra discussione, ma perché lo credo veramente, che il libro piccolino, ancora più piccolo, molto più piccolo del mio, di Giovanni Bernardini sulla conferenza di Parigi, mi sia stato utilissimo, estremamente utile, e lo ringrazio qui, ne ho l'occasione pubblicamente, perché mostra esattamente quello che Christoph ricordava prima nel suo punto 3, cioè che in realtà la conferenza di pace è molto più complessa, è molto più articolata, ambiziosa e anche ambigua rispetto alla sola questione della Germania, della questione tedesca. Vedo che Giovanni Bernardini si commuove, naturalmente scherzando, ma lo dico con molta, vedo una chat, lo dico con molta, ho letto molte altre cose su Parigi, ma sei stato veramente cruciale. E l'altro aspetto a cui volevo fare cenno è quello relativo all'osservazione di Christoph sull'organisierter capitalismus. Forse è vero che questa categoria è stata un po' sopravvalutata, è forse un po' invecchiata, ed è stata di moda un po' di tempo fa. D'altro canto, anch'io sono di un po' di tempo fa. Le mie letture sulla storia della Repubblica di Weimar
partono negli anni, nella seconda metà degli anni 70 e sono arrivate fino a quando ho scritto il libro. Quindi, come dire, ci sono fasi, momenti, non ho certamente potuto rileggere tutti i libri che avevo letto dalla metà degli anni 70 ad oggi per scrivere questo libro. E a suo tempo, e non ho seguito il dibattito più recente, colpa mia, la prospettiva, la proposta di questa categoria del capitalismo organizzato mi era molto piaciuta. Questo per spiegare magari anche a qualche giovane storico in fieri che assiste a questo incontro, che gli storici poi devono fare i conti con i loro limiti, con le loro capacità, con le loro letture, con le loro idiosincrasie. E certamente ammetto che anch'io ho trattato di Weimar perché sono preoccupato, sono attento della questione, come dire, di legare Weimar, la crisi della democrazia di Weimar con la crisi della democrazia di oggi. Tutto qui. Non so come procediamo adesso. Apriamo forse la discussione a tutti. Io ho visto che Brunella aveva inserito qualcosa nel chat. Posso sì. rispondere? Allora, Brunello mi permette. Brunello mi pone due domande. La prima, si può dire, forzando ovviamente, che Weimar fu assassinata dalla crisi del 29? Brunello Mantelli, dico perché. Cioè, senza la crisi avrebbe potuto consolidarsi? Punto di domanda. Rispondo a questa subito. Sono abbastanza d'accordo, anche se la storia appunto non si fa con i se, ma si fa con gli eventi che si susseguono e che si accavallano. Io sono sempre stato fermamente convinto che la crisi economica del 29 abbia accentuato e aggravato problemi strutturali che erano nell'essenza stessa, nei tratti salienti, diciamo così, della Repubblica di Weimar in maniera decisiva. E allo stesso modo, in maniera decisiva, sono convinto che il deserto sociale provocato dalla crisi del 29 abbia favorito, sia stato uno degli elementi che hanno favorito l'avvento, il successo del nazionalsocialismo. Il secondo quesito che poneva Brunello era, anche qui esagerando, forzando, si può fare a meno della considerazione che, virgolette, senza Mussolini niente Hitler, chiuse virgolette, per comprendere la specifica fine di Weimar? Sì, di recente ci sono state numerose le pubblicazioni interessanti e importanti che mettono in luce il nesso tra Mussolini e Hitler, nesso di tipo ideale, il nesso di tipo ideologico, il nesso di tipo anche personale, fattuale. E sono anch'io convinto che Mussolini sia stato per Hitler un modello, un punto di riferimento, sicuramente molto, molto, molto importante. E poi senza non ci sia stato, questo è difficile a dirsi. Ecco, avrei risposto a queste di Brunello che sono specifiche, e poi non so se c'è qualcuna. Sì, ci sono altre domande, una di Gabriele a cui in parte hai già risposto. Gabriele ringrazia per la presentazione, legge nel tuo libro un invito a tornare alla fatticità della storia come antidoto contro le metanarrazioni e gli eccessi interpretativi su Weimar come metafora. Hai richiamato il fattore umano, ma Gabriele è stato sorpreso nel non trovare nel tuo bel libro un capitolo dedicato agli intellettuali e agli esponenti delle culture scientifiche che pure compaiono frequentemente nella ricostruzione. Si chiede come mai, se una scelta editoriale o un riflesso di un approccio refrattario agli approcci culturali. Era in parte anche una delle mie domande, ma forse a questo hai già risposto. Non sono affatto refrattario, o meglio, mi spiego meglio. Sono un po' refrattario agli studi, soprattutto angloamericani, bellissimo il libro, sintomatico il libro di Weitz, tradotto da Einaudi e ristampato lo scorso anno con delle aggiunte, molto bello in sé, ma come dire, secondo me non si può rinchiudere o circoscrivere la tematica di Weimar alla storia culturale.
e quindi mi sono, come dire, anche se ho a lungo ho tentennato rispetto a scrivere un capitolo dedicato agli aspetti culturali propriamente, alla fine non l'ho scritto. Ma se avessi scritto questo articolo, avrei, come dire, avrei sottolineato queste contraddizioni spaventose che ci sono dentro alla cultura di Weimar. Cristo faceva cenno, per esempio, al nudismo, alla Körperkultur, alla cultura del corpo, alla cultura dello sport. Beh, questa era di destra e di sinistra, di sinistra e di destra. Cosa era? Non necessariamente era, nasce come una cultura di sinistra e poi si viene presa dalle destre. Voglio dire, e ci sono delle contraddizioni spaventose. Noi abbiamo il Bauhaus da una parte e poi abbiamo il kitsch weimariano, che è, ricordo quel vecchissimo, bellissimo lavoro della Brenner, Hildegard Brenner, sulla politica culturale del nazismo, pubblicato da Einaudi dalla Terza, se non sbaglio, nei primi anni 70, sparito, ma secondo me importantissimo, in cui questa studiosa storica dell'arte, la Brenner, metteva in luce questa contraddizione tra il kitsch völkisch che c'era nelle case di Weimar, i libri che si leggevano, le riviste che la gente leggeva, come la Gartenlaube o cose del genere, da una parte, e dall'altra le sperimentazioni più estreme e più ardite del Bauhaus o di Toller o cose del genere. Quindi avrei scritto forse un capitolo che metteva in evidenza proprio soprattutto questo aspetto. Brunello Camera, perché l'accettazione tedesca della democrazia è stata così bassa dopo la Prima Guerra Mondiale, in contrasto con l'accettazione della Seconda Guerra Mondiale? È una bellissima domanda, ma tra la prima e la seconda, tra il primo dopoguerra e il secondo dopoguerra, c'è stata la crisi di Weimar e c'è stato il nazionalsocialismo. Allora, mentre nel 1918-19 era molto difficile pensare di trovare agganci di tipo formativo, culturale, di tipo repubblicano-democratici in un paese che non aveva mai conosciuto la democrazia e la Repubblica, beh, dopo la Seconda Guerra Mondiale è altrettanto vero che la conoscenza della Repubblica era stata per certi versi fallimentare, cioè la Repubblica di Weimar, che dopo il 45 tutti volevano evitare che si commettessero gli stessi errori tragici, però c'era la consapevolezza che non c'era assolutamente alternativa nel 1945 se non quella di una Repubblica democratica. Poi l'adattamento dell'elite, degli intellettuali e anche dell'opinione pubblica, della gente comune alla democrazia, questa è stata è un'altra questione dopo il 1945, molto molto complessa e molto articolata. Brunello dice: non citi Charles Mayer. È vero, devo dire la verità, che quel libro lì di Charles Mayer, ci sono alcuni libri nella vita che uno non li digerisce, e il libro di Charles Mayer io non sono mai riuscito a, confesso la mia ignoranza, non sono mai riuscito, come dire, a metterlo a fuoco veramente. È un lavoro importantissimo, ma viene sempre citato e stracitato, e io non l'ho citato. Maurizio, ti rimando la parola perché non... Okay, sì, c'è una domanda di Carlo Spagnolo che chiede lumi sul peso che attribuisce alla crisi del 29-30 nel fallimento di Brüning, e se il giudizio su di lui debba essere totalmente negativo. Intende alludere alla crisi internazionale e alla divisione tra Regno Unito, Stati Uniti e Europa continentale, che ha ripercussioni vaste, specie nella perdita di fiducia nella politica estera e nelle implicazioni per la politica economica. Sì, io, Carlo, sì, giustamente. Io faccio un cenno quando parlo della... cioè faccio un cenno più volte quando parlo del grande problema delle riparazioni, e che è un problema che si trascina per anni, per tutta la prima metà degli anni 20, ma che in realtà continua anche nella seconda metà degli anni 20, sebbene poi in questa seconda metà degli anni 20 ci siano delle luci che prevalgono sicuramente sulle nubi. Faccio cenno
richiamandomi per esempio all'abbastanza recente libro di Adam Tooze sulle conseguenze economiche di Versailles, sulle questioni dell'economia globale post-Versailles, faccio cenno al fatto che è forse una delle più gravi colpe di Versailles, ma sarebbe forse antistorico attribuirle a Versailles, è quella di non avere pensato ai problemi economici, cioè globali. Keynes è una vox clama, è una voce che chiama nel deserto, lo leggono tutti ma non lo ascolta nessuno, cioè nessuno davvero seriamente propone o trova un terreno d'accordo su una sorta di Bretton Woods nel 1919-20-21. Se ci fossero stati quei meccanismi, se si fossero pensati quei meccanismi di regolazione dell'economia internazionale che poi sono stati realizzati dopo il 1945, almeno nel mondo occidentale, le cose sarebbero probabilmente andate in modo diverso, ma non potevano evidentemente andare in altro modo perché il nazionalismo non era morto con la Prima Guerra Mondiale, anzi era arrivato, aveva raggiunto il suo acme proprio quando la guerra finisce. Paradossalmente, purtroppo è così, secondo me. Brunello Mantelli torna su Maier sì. E chiede appunto se ti riferisce ai contenuti o alle tesi. Mi pare che abbiamo a che fare con l'organizia per capitalismo. Non c'è dubbio, è dentro al medesimo solco, per certi aspetti, della questione del capitalismo organizzato, il grande libro di Maier. Quello che io intendevo dire è che è un libro che mi è sempre sfuggito a una mia piena comprensione storiografica, cioè l'ho letto due o tre volte nel corso della mia vita sta dentro lì, ecco, non l'ho citato per questo motivo, insomma. Forse vale la pena leggere Winkler di nuovo, ma non solamente la sintesi, ma i tre volumi sulla storia della classe operaia, certo. Operaio, no? Che hanno tutto dentro, anche la discussione su Maier, ma quando anche Winkler era ancora affascinato del concetto dell'organizzato capitalismo. Adesso lui non ne parla più, ma nei libri degli anni Ottanta si trova una discussione approfondita esattamente di questo fenomeno. Sì, sì, certo. Andrea D'Onofrio mi chiede, se posso rubare la regia a Maurizio, Andrea D'Onofrio mi chiede: come spieghi la refrattarietà ancora oggi di una parte della storiografia italiana di cogliere Weimar nella sua originalità, piuttosto che come parentesi storia di un esperimento iniziato male e finito peggio? Ancora in manuale di storia contemporanea degli ultimi anni su Weimar ci sono capitoli da Weimar a Hitler, paragrafi come le fragili radici di Weimar, la parentesi Stresemann, l'avvento di Hitler, insomma un'interpretazione, e poi qui la chat non prosegue, ma insomma mi sembra che la posizione di Andrea sia molto, molto chiara. Me lo spiego per il fatto che in Italia, come per la gran parte della storiografia internazionale e dell'opinione pubblica della recezione internazionale di Weimar, Weimar è una parentesi. Weimar è soltanto ciò che precede, e bisogna cercare di capire perché da Weimar c'è Hitler, appunto, classicissimo, da Weimar e Hitler, è il titolo del bel libro, importante libro di Projat degli anni Ottanta. E non so se il mio libro avrà, temo di no, un successo tale, un impatto tale sulla storiografia italiana da indurre, come dire, un po' a cambiare posizione in questo senso, temo di no. Però io mi sono proprio proposto di andare contro quella lettura così di in voga, così diciamo in voga da molti e molti anni. Carlo Spagnolo poi torna a Brüning, perché la sua domanda era dovuta all'impressione che il tuo giudizio sia negativo su Brüning, e vorrebbe capire meglio come vedi Brüning, data la rilevanza del Zentrum per la tenuta di Weimar. Sì, anche qui ringrazio
Carlo, per la precisazione ulteriore. Anche qui, certo, la mia valutazione su Brüning è una valutazione complessivamente negativa, perché probabilmente il fattore, a mio parere, più negativo, diciamo, di Brüning è quello di non essere riuscito a contrastare la deriva del presidente Hindenburg, ma come si sarebbe potuto fare, altrimenti non saprei. E il Zentrum non è Brüning, o Brüning non è il Zentrum, lo è in quel momento tra il 30 e il 32, ma anche se molto brevemente, nell'ultimo capitolo del libro sottolineo il fatto che il Zentrum vota, e il suo voto è decisivo, la conversione in legge delle ordinanze, dell'ordinanza sullo stato d'emergenza successiva all'incendio del Reichstag, e quindi il ruolo del Zentrum è molto molto importante. Però qui io direi che Brüning nel 33 è ormai fuori, da quello che ho potuto capire, e c'è soprattutto il Monsignor Kass, che è il più importante esponente. Fioccano le domande. Assunta Esposito vorrebbe qualche indicazione in più anche di carattere bibliografico sulla grande questione della continuità o meno della politica estera di Weimar con il periodo successivo, e aggiunge in seguito anche una richiesta di approfondimento su Stresemann. E poi un'ulteriore domanda di Brunello Mantelli. Allora, per quanto riguarda la collega Esposito, io mi sono, ecco, ho visto che Christoph all'inizio ha detto che ci sono alcuni nuovi titoli sulla politica estera di Weimar, che io, ripeto, non potevo conoscere. Io mi sono molto basato sui lavori di Peter Krüger, che sono lavori vecchi da un punto di vista anagrafico, e risalgono, se non sbaglio, agli anni 80, alla seconda metà degli anni 80, grosso modo, ma sono dei lavori estremamente importanti dal punto di vista delle conoscenze sull'evoluzione della politica estera di Weimar. Non mi risultava, sinceramente, che dopo, io non sono uno studioso di storia della politica estera o di storia delle relazioni internazionali, come è ben noto, non mi risultava che ce ne siano stati. Che ci siano stati altri lavori particolarmente importanti e nuovi. Il punto della continuità o meno della politica estera di Weimar è, secondo me, da ricercarsi più che altro nel ruolo che svolgono i Bülow e i Weizsäcker, che sono i segretari di Stato della fase finale, terminale dei governi presidenziali, che transitano anche loro nel regime nazionalsocialista e svolgono dei ruoli molto, molto importanti, e non saprei andare oltre. Brunello, quanto pesò sull'idea di Weimar come rivoluzione deformata, abortita, tradita, tra virgolette, l'idea bolscevica e leniniana degli inizi, poi passata nella storiografia di orientamento comunista, comunternista e poi post-comunternista, che la rivoluzione bolscevica si potesse salvare solo se scoppiava la rivoluzione in Germania. Io sarei più radicale, se non ho capito male la domanda di Brunello, sarei più radicale rispetto a lui. Io sono, diciamo, abbastanza convinto che nel 18-19 non ci sia stata nessuna rivoluzione, e quindi, come anche ricordava Christoph, il movimento dei consigli è saldamente dall'inizio alla fine nelle mani della SPD, la stessa USPD, i socialdemocratici massimalisti, diremmo all'italiana, non ha posizioni di tipo rivoluzionario. Io non credo che sul funzionamento della Repubblica di Weimar in sé per sé abbia pesato questa fase rivoluzionaria o non rivoluzionaria iniziale, pseudo rivoluzionaria iniziale. Ha sicuramente pesato nella ricezione di Weimar e nella strumentalizzazione che
di quella vicenda del 18-19 si è fatta negli anni della Repubblica, soprattutto da parte delle destre. C'è questo tema dei traditori di novembre, questo tema della leggenda della pugnalata alla schiena, percorrono tutta la storia della Repubblica, dall'inizio alla fine, e sono invenzioni, assolutamente invenzioni, che hanno però funzioni politiche assolutamente cruciali. Vedo che Brunello infine è d'accordo con me. Per quanto riguarda Assunta, chiedeva ancora qualcosa su Stresemann, sinceramente non saprei a memoria in questo momento. C'è stata una biografia di Stresemann abbastanza recente, dei primi anni 2000, se non ricordo male, non ricordo in questo momento l'autore, forse mi può aiutare Christoph. Che... Ci sono diverse, ma l'ultima mi sembra di quello di Karl Heinrich Pohl, di Kiel. Di Pohl, esatto, sì, quell'avevo letto, e è una figura anche questa estremamente interessante, con queste sue ambiguità, con queste sue contraddizioni, rispecchia in maniera tragicamente centrata, diciamo così, le contraddizioni proprio della Repubblica. Mi fermerei un attimo per un goccio d'acqua. Sì, forse c'era un'ultima richiesta di Brunello Mantelli. Era l'ultima, è arrivata anche un'altra. Un'altra è effettivamente... D'altra parte credo che Brunello... Stiamo un po' rilassandoci, credo che Brunello stia scrivendo anche lui una storia della Repubblica di Weimar, per cui non vorrei dargli troppi, sto scherzando naturalmente con lui, perché ci conosciamo da tantissimi anni. Il bilateralismo di Schacht, domanda Brunello, aggiungendosi a Assunta Esposito, era compatibile con una democrazia politica? E immagino che si richiami Brunello al piano di Schacht del 34 sul bilateralismo nella politica commerciale, che è molto molto importante, infatti lui scrive Neuer Plan, e nella politica estera nazionalsocialista e nella politica economica del nazionalsocialismo, per esempio nella costruzione dell'autarchia o di una pseudo-autarchia di tipo agrario. E Schacht, che io sappia, elabora questi suoi progetti dopo che è diventato ministro, perlomeno li porta alla luce dopo che è diventato ministro, e Schacht è una di quelle figure molto importanti che accompagnano l'avvento al potere di Hitler nel gennaio del 33 e che scommettono, non è l'unico, un'altra figura tragica è quella di Schwerin von Krosigk, che fu ministro fino alla fine praticamente, delle finanze, se non ricordo male in questo momento, e accompagna questa idea che si potesse domare, addomesticare, utilizzare Hitler e il suo movimento. Questo è uno dei grandi problemi della destra tedesca degli anni di Weimar, ed è un problema su cui la destra tedesca avrebbe forse dovuto fare anche più riflessioni autocritiche dopo il 1945. Io mi fermerei qui, se non ci sono altre. Sì, magari aggiungo una io legata un po' alla, diciamo così, alle riflessioni del direttore rispetto a questa fioritura, a questa bibliografia così ricca, che naturalmente segue anche diciamo così, le necessità legate agli anniversari, alle celebrazioni. Ecco, ti chiedo che cosa ci possiamo aspettare rispetto alla revisione, alla rilettura di paradigmi interpretativi consolidati fin qui, da questa stagione di studio che ovviamente sta dando i frutti proprio in questi mesi. Lo hai detto, non hai avuto modo di leggere tutto, di vedere tutto, però cosa ti immagini che possa cambiare nella lettura di Weimar stratificata nel corso degli ultimi decenni? Mi ha colpito in senso molto promettente, mi ha colpito la presenza nella carrellata che ha fatto Christoph all'inizio di nuovi titoli che sono usciti in contemporanea o successiva immediatamente dopo il mio. Il mio libro è uscito nel giugno, in pieno
in pieno lockdown e all'inizio di giugno, mi ha colpito questa forte presenza di titoli, quindi di studi su aspetti globali, sugli intrecci globali, sugli intrecci internazionali. Lo stesso Christoph, se non ricordo male, ha curato un volume, un'antologia che ancora non conoscevo, e questo mi sembra molto, molto interessante, perché porta Weimar, anch'io forse sono rimasto, essendo italiano, sono molto attento alla tematica del confronto tra Italia e Germania, tra Regno d'Italia e Repubblica nel dopoguerra. Forse l'apertura a queste tematiche più globali, che non è semplicemente moda, è probabilmente un aspetto molto positivo del futuro. È probabile che gli studi prossimi futuri su Weimar si concentrino molto su questi aspetti. Vittorio Kurzel chiedeva se c'è qualche specifica presa di posizione nella Repubblica di Weimar sulla questione sul tirolese. A mia conoscenza, la questione sul tirolese gioca un ruolo molto modesto nella politica estera della Repubblica di Weimar, però non così modesto, nel senso che la questione sul tirolese sta dentro a un più generale contenitore che riguarda il che fare nei confronti delle minoranze tedesche che, più ancora numerose che prima del 1918, adesso stanno fuori dai confini del Reich. In particolare i quasi 3,5 milioni di tedescofoni nei Sudeti e i tedeschi che rimangono nella Polonia, nelle province occidentali, orientali del Reich, che passano alla Polonia, eccetera. Quindi dentro a questo contenitore più vasto, Stresemann in particolare, quindi così do anche una aggiunta di risposta ad Assunta Esposito, svolge un ruolo molto importante nel favorire i rapporti, i contatti, nel sostenere, nel sollecitare come dire, i legami tra queste comunità di Volksdeutsche, come poi verranno chiamate dopo il 1933, con il Reich. E questo è sicuramente uno dei motivi che spiega questo squilibrio fortissimo tra nella politica di Stresemann, tra la politica verso l'Occidente e la politica verso l'Oriente. Stresemann fa Locarno, ma a Stresemann è sempre stata imputata, diciamo, dalla storiografia internazionale, da sempre. Ricordo per esempio uno studio di Bernd Martin che addirittura portava nel titolo "Da Stresemann a Hitler, continuità o discontinuità?" punto di domanda, un libro degli anni 80, che questa mancata Versailles orientale, scusate, Locarno orientale, cioè questo mancato accordo con Polonia e Repubblica Cecoslovacca, sia stato poi uno degli elementi di indebolimento della politica estera di Weimar tout court, e su questo sono piuttosto d'accordo, e quindi credo che che dentro a questo contenitore ci stia anche la questione su tirolese, che aveva un'importanza decisiva per l'Austria, ma nell'economia della politica estera tedesca inevitabilmente giocava un ruolo molto più modesto. C'è infine una domanda che non è una domanda, ma una provocazione forse, rispetto all'opportunità di fare uno studio sul mito della rivoluzione tedesca e sui danni che ha provocato e che dovrebbe fare un qualche collega che abbia gli strumenti giusti per leggere fonti del genere. Quindi una domanda proposta rivolta in particolare ai colleghi più giovani. Sì, sì, è un suggerimento molto, molto utile, molto giusto da parte di Brunello. Per parte mia non ho intenzione di studiare questo tema, che però è sicuramente molto importante. Sto lavorando ad una biografia di Guglielmo II e quindi mi sta prendendo abbastanza. Non sarà una grande biografia come quella di Röhl, 3 volumi per 2500 pagine complessivi o 2700 pagine complessivi, ma sarà un lavoro, sarà il mio prossimo lavoro. Mm-hmm.
Abbiamo anche la seconda edizione del tuo libro di Weimar, con tutte le aggiunte di una discussione approfondita che abbiamo tenuto oggi. Mi sembra che il tema è centrale, non è solamente centrale che quasi brucia, è un heißes Thema. Sì, sì. E forse non dobbiamo dimenticare un fatto, il collega Gerd Komasch di Friburgo anche nell'anno scorso ha pubblicato un libro sul tema del trauma della società tedesca dopo la sconfitta del 18. E l'altro giorno mi ha scritto che tutti questa prima edizione è riuscito di vendere tutti i libri, che va bene per lui, ma che forse è un segnale che dobbiamo parlare meno della rivoluzione dell'inizio della Repubblica di Weimar, ma invece della sconfitta militare, che quasi ha dominato l'atmosfera politica per diversi motivi, anche propagandistici naturalmente, della Repubblica e della cultura politica per una lunga fase dopo il 18. Ma questo è solamente uno dei tantissimi argomenti che possiamo approfondire, sicuramente dobbiamo farlo. Sì, sicuramente. Quanto riguarda una seconda edizione, ovviamente dipende dall'andamento della prima, come ho detto il libro è uscito in lockdown e stiamo più o meno continuando a starci più o meno in un lockdown, non ho la più pallida idea se abbia un qualche riscontro di vendite, me lo auguro. Certo, quella lista di libri che tu hai presentato all'inizio e che sicuramente è una lista, sarebbe una lista anche più lunga di nuove pubblicazioni che stanno uscendo, che sono appena uscite, che usciranno entro quest'anno o entro il 2021, mi solleticherebbe un po' a riprendere in mano questi nuovi studi che io inevitabilmente non ho potuto leggere. Ci penseremo. Grazie. C'era peraltro anche la richiesta di Brunello Mantelli rispetto alla possibilità di avere quella lista di recenti uscite, eventualmente la faremo circolare. Brunello, su di questo c'è il libro di Boris Barth, esattamente sull'effetto della Dolchstoßlegende sulla politica e cultura, uscito quasi 10 anni fa. Questo non lo conoscevo. Bene, penso che dobbiamo anche dare un pochino di tempo adesso al libro. Gustavo ha dovuto rispondere a tantissime domande, soprattutto alle domande di Brunello, a cui devo dire ce ne sarebbero ancora un paio, perché ha aumentato anche la temperatura della discussione un bel po', e mi sembra, naturalmente non vogliamo fare forse solamente una discussione fra la stessa generazione a cui appartengo anch'io, ma mi sembra che, come l'ho detto, che il tema aumenta, la rivelanza del tema aumenta in questi giorni, in questi anni, e sono sicuro che continueremo a discutere su problemi della storia di Weimar intensamente, dobbiamo fare, e mi sembra che poco a poco queste immagini che sono stati sviluppati tra gli ultimi decenni cambiano da un punto all'altro, e dobbiamo osservare attentamente anche sotto un angolo politico che cosa succede. Christoph, non voglio intervenire sulla tua chiusura, ma c'è il signor Brunello Camera che sicuramente sicuramente, ok, e mi scuso con lui di non conoscerlo, che fa una domanda che non ho capito. La domanda è: secondo lei la legge avrebbe fatto qualche differenza per preservare la Repubblica di Weimar? Se Brunello Camera chatta rapidamente cosa intende per legge, perché non ho capito, forse avrei piacere, come dire, di... Ecco qua. Ah, das Recht, giustizia. Ok, Brunello Camera, che evidentemente... benché abbia un cognome italiano, dice il mio italiano è male, quindi evidentemente non è italiano, tedescofono, das Recht di Justiz. Beh, allora la domanda di Brunello Camera è sicuramente estremamente importante. Allora, secondo la sua domanda è: la legge, l'apparato giudiziario, così capisco bene, spero, avrebbe fatto qualche differenza se fosse intervenuto per preservare la Repubblica di Weimar?
L'apparato giudiziario opera in Germania secondo il libro, il codice civile e il codice penale, che sono stati scritti prima della Repubblica di Weimar, che rimangono sostanzialmente inalterati in quegli anni, e sono però fatti da persone, come vediamo anche tutti i giorni ascoltando le cronache del nostro paese. Quindi sono fatte da giudici, da procuratori, da avvocati, da poliziotti, da persone che operano. Allora va ricordato che la Repubblica di Weimar non fa assolutamente, non è in condizione di farlo, ma nemmeno vuole farlo, una minima forma di epurazione rispetto all'apparato burocratico, giudiziario, amministrativo, men che meno militare, preesistente, cioè quello imperiale. Quindi i giudici che c'erano prima del novembre del 1918 ci sono anche dopo il novembre del 1918. I professori, gli ordinari che insegnano nelle facoltà di giurisprudenza e che formano i giudici, i procuratori, gli avvocati che prenderanno poi servizio negli anni della Repubblica di Weimar, quegli ordinari sono sostanzialmente gli stessi professori che hanno insegnato negli anni che si sono formati, che sono cresciuti, che hanno scritto, insegnato negli anni dell'impero. Per dare un esempio brevissimo, non voglio portarla troppo in lungo, Theodor Heuss, Hugo Preuss, che è il costruttore della principale artefice della Costituzione di Weimar, poiché aveva due caratteristiche, tra virgolette, cattive, era ebreo e socialdemocratico, chiudo le virgolette, non è mai diventato, nonostante la sua scienza giuridica, professore ordinario in una facoltà di giurisprudenza nelle università tedesche. Insegnava in una Hochschule a Berlino, se non ricordo male. Quindi aveva un ruolo, sì, di professore, ma certamente non di accademico in una grande università nazionale. E sì, era un liberal democratico molto aperto e molto progressivo, ed era un ebreo, giustamente mi corregge Brunello, mi aggiorna Brunello. E quindi quello che voglio dire è che la giustizia non opera nel vuoto, la giustizia opera, come dire, sulla testa e sulle mani e sul pensiero e l'azione degli operatori della giustizia. E questo si vede molto chiaramente quando dal 30 in poi c'è in Germania quasi una sorta di guerra civile sotterranea, di basso livello, di bassa intensità, nelle strade, nelle piazze, con attentati, con gente che si spara per le strade in determinati momenti e in determinate circostanze, ma che comunque si menano per strada, uso il termine diciamo volgare, ma si menano per strada come degli ossessi in occasione di dibattiti, manifestazioni politiche, comizi, eccetera, eccetera. Beh, quella giustizia lì è una giustizia che assolutamente opera in maniera difforme, molto più severa verso le persone della sinistra accusate di reati di tipo politico, molto meno nei confronti di persone che aderivano o che apportavano uniformi appartenenti o riconoscibili nella destra tedesca, lo stesso che era avvenuto nel 2021 nell'Italia fascista. Quindi in sé per sé la domanda naturalmente è del tutto lecita, la risposta secondo me storica è che quel tipo di giuristi, di giudici, di apparato giudiziario era così poco repubblicano come la gran parte delle élite dirigenti tedesche, che più o meno hanno aderito alla Repubblica e sono state fedeli alla Repubblica, ma però con dei sottopensieri, con delle sottocondizioni mentali che derivavano dalla loro formazione semplicemente. Non so se proseguiamo, se ci sarebbe ancora Giovanni Bisogni che rilancia la domanda di Brunello Camera, chiedendo se non si possa riferire al famoso articolo 48 della Reichsverfassung. Sì, ma mi permetto di ricordare al signor Bisogni che
qualsiasi articolo della Costituzione non è né buono né cattivo né pro né contro. La Costituzione di Weimar era una costruzione equilibrata, molto molto armonica, molto complicata, molto sfaccettata. L'articolo 48 viene usato dal presidente Ebert nel suo mandato, viene usato anche dal presidente Hindenburg almeno fino al 27-28 per i motivi per i quali l'articolo era stato inserito nella Costituzione, cioè intervenire con un assestamento, diciamo, di tipo autoritario, breve, temporaneo, delimitato, se c'era una crisi delle istituzioni repubblicane. Così era avvenuto sotto Ebert, così avviene sotto il primo Hindenburg, ma così non avviene sotto il secondo Hindenburg. Dal 29-30 in poi l'applicazione dell'articolo 48 da parte del presidente Hindenburg va in tutt'altra direzione, con tutt'altre finalità, cioè quelle di in qualche modo minare, svuotare, indebolire le istituzioni repubblicane. È lo stesso identico articolo che addirittura le stesse persone, Hindenburg, usava nel 26, 27, 28 in un certo modo e che poi nei primi anni 30 usa in un modo e con finalità politiche completamente diverse. Grazie. Ecco, direi che ci avviamo verso la conclusione di questo seminario e presentazione del volume. Non vedo altre domande, rispondo però alla richiesta di Alessia Giangrossi che chiede se la registrazione sarà disponibile. Sì, nei prossimi giorni sul nostro canale YouTube, sul canale YouTube della Fondazione Kessler, sarà disponibile anche questa registrazione, come le altre relative agli altri seminari. E nulla, direi che allora possiamo chiudere qui. Sì, possiamo. Certo che può. Forse l'ultima parola che si riferisce di nuovo alla domanda di Brunello. C'è un piccolo articolo di Eckhard Michels nella Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte sulla Spagnola e l'influsso sulla storia di Weimar e anche dopo. Lo cito solamente adesso per dire che mi ricordo di qualche belle citazioni interessantissime. In quella fase la gente ha dovuto ignorare l'influenza, hanno dovuto lavorare, non c'era un lockdown e sembra che per tutti era chiaro che non può avvenire, non deve avvenire un lockdown del tipo che in quale viviamo adesso. Questo è solamente un piccolo riferimento che deve essere naturalmente approfondito, ma questo articolo è molto interessante di Eckhard Michels per considerare il problema anche, o i problemi di oggi. Benissimo, mi ripeto, molto grazie a Gustavo per questa bella relazione, per il libro. Grazie a voi. Anche per una discussione che era molto interessante e mi sembra che il tema, come l'ho detto, è molto attuale. E senza cadere di nuovo in questo presentismo che abbiamo discusso all'inizio di questa sessione. Allora, grazie a tutti e grazie soprattutto a Gustavo e speriamo ad un'altra volta. Grazie a voi. Grazie. Ciao Gustavo.